Il momento della verità. Sfida con l'Inter che ci segue in classifica e che potremmo effettivamente distanziare vincendo oggi, ma non sarà semplice perché l'Inter c'ha Crespo, Ibrahimovic, Figo, Zanetti, Cambiasso, Vieira, Jargan, Maicon, Samuel, Córdoba e Toldo. Ma noi abbiamo Ronaldo che sta in forma sbagliata. Allora, Ronaldo lo so, è un esterno, lo so. Qui dovrebbe giocare un attacco a 3, ma noi l'attacco a 3 non ce l'abbiamo per ora. Perché non ce lo possiamo permettere? Secondo me, eh. Cioè, nel senso, avendo una mediana non così straordinaria, lasciamo Jaric con l'Inter, ma siamo un pochino costretti a giocare con l'attacco a 2. Un carico tattico più sostenibile il nostro con l'attacco a 3 diventerebbe problematico e soprattutto ci costringerebbe ora a rinunciare al trequartista, che invece è una benedizione. Una benedizione. Ma porco tutto. Ti prego. No, vuoto. Oh, partiti fortissimi, eh. Bravo. No, Jargan. Comunque, realisticamente questa squadra, se reggiamo a sti ritmi e vinciamo oggi, mamma mia, riuscissimo a vincere oggi e mantenessimo questi ritmi e a gennaio riuscissimo a comprare un bel mediano, ah, sarebbe da scudetto sta squadra, eh. Potrebbe non essere un'utopia. Non lo calcolo come obiettivo per ora, ma potrebbe essere alla portata, ecco, quello è un po' il concetto. Quindi cerchiamo di, mannaggia alla pupazza. È partito Anton. Fa partire il contropiede. CR7, brutta palla di CR7. Mutu. Brutta palla pure di Mutu. Serve Williamson con le sue scarpe di pidone. MacGyver è fondamentale qui dentro. Vai a raccogliere. Non è possibile. Non è. Set impossible. Ma questo cosa ne dici di un gol in questa occasione? È agghiacciante, lo vogliamo dire? Qualcuno lo deve pur dire. C'è grande attesa per il primo gol. Se È però Sarri possa bellissimo! segnare adesso. CR7! Non è ripossibile! Per Non Cambiasso. è ripossibile! Finale del Siamo. turno. Meriteremmo. Rigore per la squadra Meriteremmo. di Crespo. Finale del turno senza Tanto. dubbio. Ronaldo può Meriteremmo ripartire 3 con orgoglio. punti alla luce di quello che si è visto. Sentiamo le tue impressioni al secondo Diciamolo, tempo, per Mauro. cortesia. Una partita equilibrata, ma penso che se Meriteremmo riescono a tenere tanto. di più il possesso palla, Comunque, il hanno buone feeling con chance di portare a Mutu casa l'Inter. non Forse sembra meglio di esserci, Crespo. ma io voglio provare Nessuna delle due a squadre è riuscita a mettere segnare. 0-0. Williamson. Ci voglio provare. Ci voglio provare. Bobson non è al meglio, non è al massimo. Vediamo un po' questo attacco Figo, giocata CR7 ripresa. Mutu Decido se questo Williamson. secondo tempo ci riserverà altre sorprese. Che potrebbe anche Hanno cambiato campo per il rivelarsi secondo tempo. intrigante, mannaggia Difesa solida in a questa occasione. quella miseria. Jaric che sta facendo un'ottima partita per ora. È Brafid. Trova buona? lo spazio di cui ha bisogno. L'ha messa sul Vieira cerca la serio? conclusione. Adrianino! Ecco chi apre le marcature. Mazza che bello scambio! Il secondo tempo è appena Intanto cominciato. è tipo il primo gol che fa Mutu, è nel momento Non più si vedono importante molto di spesso partite tutti. come questa. Il nostro amore, però Grande vedete, episodio sempre questo che MacGyver riesce a che mi portare in teorizza. pareggio. Le due squadre adesso si affronteranno a viso Bella la aperto. palla, si Lì si inserisce conosce benissimo e adesso la chi giocherà. chiude di giustizia. Bene, bene. Mauro, sono andati Il in nostro vantaggio. Adrian. Promesse che si. Vermouth. Mutu. Mutu. Lo provano a falciare. Ecco una. E fa Vieira. Ma rigorissimo. devo dire È che Vermouth lo rigorissimo. impegna Ma non puoi non tantissimo. buttarlo fuori. Ma com'è Eccolo lì. Doveva possibile? essere ammonizione, così è stato. L'arbitro ha deciso di far È contare intentato solo il omicidio minuto questo, non è un dell'intervento di fallo. Brafid. Brafide. Perché?
Ma che cazzo allora? Abilità rig giocat? Che cosa vuol dire? Vabbè, sarà punizione. Muto, muto. Se l'ha guadagnato, lo batte lui. Mannaggia. Ma porco. Ma io non ci posso credere. Ma io non ci posso credere. Ma io non ci posso credere. Era meglio Brafaid. Mamma mia, Muto, però che parte, a parte il rigore sbagliato, sta a fare la partita veramente. Cosa farà qui? Sì! Sì! Ci pensa sempre Mac. Ci pensa sempre Mac. Veramente di livello mondiale. Porca miseria. Hai capito, McGuire? Muto, al di là veramente del rigore sbagliato, ha fatto una partita incredibile. Bello, bello, bello. Bello, bello, veramente bello. Andiamo a vincerla. Aia, è fallo. Ma... Brafaid, ruba palla a Vieira. Se l'è messo in tasca. A fine partita lo farà uscire dal taschino. Non ci posso credere. Il gollonzo di Brafaid. La traiettoria maledetta. La maledetta di Brafaid. Ha fatto capire che l'avesse battuto lui, il rigore sarebbe entrata. Ce ne sette a vuoto. Ma quel tanto che basta per spiazzare il portiere che dorme. Era un cross comunque, non era neanche un tiro in porta. Ma va bene così. Ma va bene così. Ultimi 15 minuti di gara. Che Palermo, signori, che Palermo. Pallone filtrante in mezzo. Poi la nuova vita di Jaric come mediano. Brafaid. Che è una roba Cristiano Ronaldo. Veramente inaspettata. Comunque bella botta che abbiamo dato all'Inter, devo dire. Inter povera di idee. Allo strapotere di questo Palermo. Che cazzo, no, sto a fa i ponti d'oro. Almeno fammi finire la scena, che vi è bene, no? Ma che cazzarola. Lo strapotere di questo Palermo, che non conosce momenti di vera difficoltà, ma solamente piccole amnesie. Guarda Muto. Guarda Muto. Oh. Cosa devono fare questi uomini per essere buttati fuori? Brafaid, oh, ne hai messa una, ne metterai pure un'altra? No. Brafaid solo con la maledetta crossante. Bene. Transagonistica per i nostri che continuano a correre anche la partita a palla ferma. Ragazzi, sono... Abbiamo ridicolizzato l'Inter. Squadra che sta salendo di qualità, prestazioni maiuscole di continuo. Sono veramente molto molto contento. Io volevo levarmi la curiosità, perché campione è il massimo, no? Che si possa fare, o sbaglio? E poi a fine stagione lo scopriremo. Comunque stiamo andando a mettere a posto. Dunque, l'ultima della giornata, questa è Coppa o calendario? No, campionato, Samp e Coppa. Ok. Allora, adesso siamo primi a 6 punti di vantaggio sull'Inter, ragazzi. No dico. Allora, diciamo che Muto ha dimostrato di poterlo fare molto bene quel ruolo, quindi verrà confermato lì. Allora, dentro Williamson dal primo minuto. Poi Della Peña andrebbe provato sulla tre quarti, una volta o l'altra. Brafaid fuori, gioca oggi Ashley.
Oh, volevo parlare della Peña una volta. Che Williamson è devastante quando entra dalla panca. Io vorrei mantenere in altra. Piqué sta per svenire. Facciamo un gioco a streamer per una volta, dai. So. Bojinov, Del Piero, Marchionni, Paro, Camoranesi, Bradley, Chiellini, Boomsong, Le Grottagli e Rosenior. O Rosenior. Non importa, buffo. Questa era la Juve della Serie B. Tendenzialmente giusto. Mettetevi comodi e preparatevi. Comunque, allora ne abbiamo tre punti. Sia la Juve che sia. A noi non ci interessa. Ivan, questo inedito ruolo di trequartista. L'hai visto? No, 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 no. Come cazzo l'ho detto? No, no. Ha fatto lo scavetto. Lo scavetto storto. Partita giocava tutta a centrocampo. Per ora almeno. Stanno macinando metri di campo e spostando in avanti il gioco. Ti prego. Ci sarà un gol. Ancora sul gira gli intorno. No, Ivan si abbiocca. Mi si abbiocca Ivan. Non ci posso credere, mi si è abbioccato Ivan. Carminiello. Per CR7. Eccolo in area. Oh, che brutto tiro. Che brutto tiro. In mezzo. Ti prego. No. Ancora. Spizzala. Che brutta roba che ho visto. Comunque, Ivan a gennaio ci lascia. Ivan a gennaio ci lascia. Il cambio di un meraviglioso mediano. Cioè, diciamo con l'Inter, abbiamo massacrato l'Inter, stiamo a fare una fatica che la Juventus, che Dio solo lo sa. Allora, Ivan, grazie per il tuo prezioso contributo. Dentro Willemson, anche il nostro tassista preferito, Binna 4, non sta dando quello che vorremmo. Ashley Young fuori. Dentro il cuore macco che fa vibrare tutti noi. Dici perché gioca cuore macco? Non dovresti neanche farmi queste domande. Andiamo verso la vittoria e oltre. Bellissimo l'anticipo. Willemson. Mannaggia quel porco. No. Perché è così lunga? Appoggia Carmine. Bravissimo. No look. Di Nuca. Aia, brutta. Serve un guizzo. Ma la Juve c'ha un centrocampo che è rognoso a dir poco. Adesso si guarda attorno in attesa di un compagno. Super rognoso. Rostagliato al centro dell'area. Super rognoso. Vai Marco, escimi palla al piede. Muto. CR7. Ah, non riusciamo a fare. A far scambiare i nostri due talenti. Non è vero. Non è vero che non ci riusciamo. CR7 ce la fa sempre. Massa che sta affilata. Palla recuperata da MacGyver. È sempre lui. Che propizia. Bella palla. Vabbè, poi CR7 ha sverniciato Boomsong. E via! Verso i... È entrato Gianni Ched, attenzione. Ecco, state zitto. Allora, quale scommettitore? Niente, ma la pareggiano, sicuro? Sicuro che me la pareggiano? Non è vero. Siamo molto calmi. Comunque, quanti palloni perdiamo per un discorso di altezza? Mi serve un mediano da 1,95 m. Che le prenda tutte. La vittoria è sicuramente la miglior. Mamma mia. Dai, ennesima vittoria bellissima. Di una squadra meravigliosa, costruita in preda al delirio e alla disperazione e alla paura. Una squadra in cui credevano in pochi, ma che con l'acquisto di CR7 ha saputo far volare anche gli animi più pessimisti. Partenze giocatore. Ah, l'altra volta sì. Vabbè. E Samp. Altra partita di campionato. Con Ubinna carichissimo. Willemson aia.
Si perde Williamson oggi. Si perde Williamson. E Amara. E Amara. Giocherà c'era da primo minuto allora. Con la Samp, partita teoricamente un po' più abbordabile. Teoricamente, però. Nella pratica vai a capire. E Lescott una giornata fuori, dentro Strem. Voglio far recuperare un po' la nostra difesa, anche se la vedo male. E Pibe De Latta è un po' che non gioca. Un po' di turnover. Quagliarella, Ruben Olivera, Bonanni, Merdolta, Parola. Ma sono tutti veri. Volpi, Zenoni, Benaim, Maggio, Terlizzi e Castellassi. Il Terlo. I bei tempi del Terlo. I tifosi hanno preparato. Oggi Obina Bobson con dietro Cernat. Si torna echi di Serie B. Anzi, echi di promozione, fatemelo dire. Echi di... Ma porco tutto! A Bobby, ma che me ti... Mi ti intimidisci? Sul più bello? Eh? Ok. Samp bucabilissima se la difesa è questa. Cernat, per ripartire. Distendiamoci. Ma te dico distendiamoci, te dico. Mannaggia. A tutto, mannaggia. Mi ero illuso che il primo tempo potesse essere più semplice. In realtà stiamo faticando mortalmente a creare gioco. Apri tutto. Magari un po' meglio la prossima volta. Clichy! Il cross è buono. Mannaggia. Dai. No, mi trucca così. Allora, primo tempo... Un po' così. Un po' così. Si è creato veramente poco questo primo tempo. Cernat non mi dà... Ma neanche gli esterni, onestamente, mi stanno dando granché. Bella domanda. Allora, serve il cuore Macco. In questo momento serve il cuore Macco. Serve lui. E Bobby fuori fuoco. Binna non sta strusciando un pallone. Si butta male. Intorno al 60esimo facciamo entrarci a reset e Mutu. La proviamo a vincere così. Usciamo. Bobson la può portare fuori. Lo fa. Bravo Bobby. Obina 4. Mamma mia, che brutta roba. Questa è la partita trappola. La classica partita trappola che sembra facile. Allora, 66esimo, due cambi. Cambiamo davanti. Allora, io metterei a questo punto Binna a fare l'esterno. Corre, farà l'esterno. E fuori Bobson e dentro Mutu. Però scambiando i due, voglio Mutu centravanti puro. Dai. State anche fortunati che escono subito. Cerchiamo di vincerla così. Bravo, lascia la morte. Mutu. Per CR7, vado a chiudere Mutu. Perché così piano? Mutu. A. B. E C, mannaggia. Niente, finisce qui. Un inutile pareggio contro una Sampdoria catenacciara che poco concede. Bobson si è mangiato quel gol all'inizio che proprio ci ha troncato le gambe. Fosse entrato quello sarebbe stata tutta un'altra storia, ma va bene lo stesso. Poco da recriminare a sta squadra. Purtroppo sui sostituti si fa fatica. Poco da dire, ma non importa. Non può essere tutta in discesa sta stagione. Allora, turno 1, ritorno. Non mi ricordo l'andata, sono sincero. Allora, quello che so però è che oggi ovviamente facciamo turnover, per cui gioca a volte. Gioca Cernat, anche perché Williams ancora non c'è.
Bobson titolare, Mulder o Molder, lo chiamiamo come pare, dentro Braffide, il Pibe di latta al posto di Carminiello e al posto di Jaric Van der Velden. È il momento di Van der Velden. Devo fare i piada un po' su. Squadra corta, obiettivo è il campionato. Obiettivo è il campionato. Dichiarato. Si può fare con un po' di fortuna, però bisogna dedicarsi prevalentemente a quello. Quanto ogni coppa e ogni competizione sia da onorare, però. Si può sapere quanto stiamo all'andata? Non si può sapere. Meglio. Abbiamo vinto, se non ricordo male, ma non mi ricordo quanto. Cernat. La palla per Bobson. Può puntare. Lo fa. Non lo fa. Arca. Miseria. Buon Natale. No, mamma mia che si sono magnati questi. Luca Toni molto poco preciso, molto poco lucido. Fiorentina che ci sta a mettere sotto, eh. Poi se non riusciamo a seccare manco un passaggio in uscita, ragazzi miei, diventa assai complesso. Questa squadra va rafforzata. No, va rafforzata sulle seconde linee, veramente con una certa urgenza. A trovare giocatori funzionali al progetto. Molto funzionale. 1-0 dall'andata, per cui a noi il pareggio ci andrebbe anche bene. Solo che balla a tenere sto pareggio. Non mi sembra proprio scontatissimo. Mannaggia, quanti rimpalli vinci. Mamma mia che rischio. Bravo James. Fuori la palla. Mulder. Sulla linea laterale destra. Lo fa andare per campi. No, lo devi ammonire. Ma perché a me mi buttavano sempre fuori? A questi che fanno i gesti, le cose, le rassicurazioni varie. Ossequi a casa. Cioè, boh. Bobby. Un po' in ombra l'episodio di oggi, ma può sempre farci cambiare idea. È partito. Arca miseria. Ha fatto una bella attacco. Niente. Non segneremo mai sul calcio d'angolo. Ormai è scritto nelle stelle. A volte Cernat. Bobby. Ancora allarga in mezzo. C'è mia nonna. O ciò che ne resta. Mannaggia la miseria. Squadra che senza i big riscopre la sua sterilità offensiva. O forse no. E ci l'avevamo detto che lo poteva ribaltare questa percezione negativa della giornata. Grande Bobby. Ci porta avanti nonostante una partita indegna, diciamolo. Partita veramente indegna. Si è pensato a limitare i danni più che a infliggerne. Ma Bobby quando gli capita sotto, una volta può sbagliare, una volta, come con la Samp. Poi però è letale. È letale. Il nostro personalissimo panterone. Tanto pure che si attacca la cippa. Ma non segni. Perché c'è David James. Il portiere più matto della Premier all'epoca. E finisce qui, Palermo avanti, anche in Coppa. Palermo mai appagato, mai soddisfatto dei propri traguardi, ma sempre voglioso di vittorie. Allora, James però deve crescere pure un po', eh? Io avrei vinto comunque, questa penuria... Di oh, è tornato Willemson, meno male. Allora, chiudiamo l'episodio di oggi con Palermo primo a 6 punti di vantaggio sull'Inter, 7 sul Milan, 8 sulla Roma, unica capace di batterci. 2 gol subiti, 15 fatti, quindi miglior difesa sicuramente
non il miglior attacco, ma miglior differenza reti. Poi Trezeguet, Inzaghi, Adriano, Iaquinta, Willemson. Così 5 gol per un trequartista. E Cristiano Ronaldo sta a 4. E classifica generale, dove stiamo adesso? Molto indietro. Molto indietro. 41esimi. Ma si può. Ci si può lavorare. Ah, questo. Mulom Tonga? Che cazzo è Mulom Tonga? Vabbè, lo scopriremo nelle prossime puntate.